Sono aperte le iscrizioni al prossimo percorso intensivo con Federico Cimaroli, Vangelo e Magia Bianca. Per informazioni e dettagli rimandiamo al link che si trova sotto al video nell'info box oppure nel sito www.cavuresoterica.it alla voce eventi e corsi online. Ciao a tutti, benvenuti all'interno della rassegna Il risveglio dell'anima che tengo. Per la Libreria Esoterica Cavour. Ho letto le vostre recenti mail. Io, nell'ultimo video che ho registrato, ossia il penultimo pubblicato dalla Libreria Cavour che si chiama L'Avvocato del Diavolo, io vi avevo avvisato. Tutti voi che mi seguite e con cui abbiamo fatto un lavoro sia personale sia di gruppo o anche in diretto, perché magari seguite i video che vi concede la libreria Cavour, quindi non partecipate ai percorsi, però abbiamo questo rapporto nella pagina Facebook piuttosto che nei video che carico puntualmente nel canale della Cavour. Insomma, tutti voi che hanno un rapporto come... Io vi avevo avvisato, io vi avevo avvisato che la tranquillità del periodo estivo è una trappola. Il sistema sta lavorando e lavorerà quest'estate nei fianchi di tutti coloro, voi, che nell'inverno hanno acquisito una certa forza, hanno acquisito un certo livello di tensione costruttiva al lavoro su di sé. Il sistema, il sistema lavorerà ai fianchi per togliere energie a tutti coloro che hanno... deciso di smettere di scherzare su di sé, di giocare su di sé, che hanno, hanno intrapreso un certo percorso, che sono entrati in contatto con un certo coraggio, che hanno fatto un percorso davvero di, di individuare le parti del sistema all'interno di sé e con sofferenza lasciarle andare, tutti coloro che si sono tuffati all'interno delle paure per dissolvere, cogliendone l'opportunità. Cioè, abbiamo fatto un lavoro enorme, di mesi e mesi e mesi, mesi mesi e mesi, mesi, mesi. Io avevo, vi avevo detto nel penultimo video pubblicato: perché l'ultimo video pubblicato era una lezione del percorso intensivo Vangelo magia bianca. Vi avevo detto nel penultimo video in cui vi ho parlato della pace, che non è la tranquillità che ci dà il mondo. Cosa dice Gesù? Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Tutto quello che noi stiamo vedendo in questo momento. Tutto quello che sta accadendo all'interno del nostro essere, voi dovete esserne, dovete esserne consapevoli, ma per esserne consapevoli dovete essere svegli. Il sistema è lì pronto, con, 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 le foglie de, con le foglie di palma, a sventolarvi un po' di aria fresca sotto questo sole estivo, mentre siete al mare, mentre siete nel vostro giardino, mentre fate le vostre passeggiate in montagna. Il sistema è lì che, vi, che, che cerca di gongolarvi, che vi porta a, che vi racconta... Che vi racconta all'interno del vostro essere che vi siete meritati dopo un inverno di duro lavoro su voi stessi, che avete dissolto gran parte di legione e potete un po' adesso anche godervi il meritato riposo. Io vi avevo detto che avrebbe lavorato in questo senso, magari non avevo detto queste parole, però era, era questo il senso. Non mollate la presa, non, non tornate a sfarfallare. Vi avevo detto, Bambi, Bambi, no? L'uomo che parla ai cerbiatti, Bambi, Bambi. Bambi, bambi. E voi direte beh, Federico, porca miseria, che bel inizio di video. Sono qui sotto il sole con una bella caipirinha, una bella caipiroska. Caipiroska? Una caipirinha, caipiroska. Beh, io non bevo alcol, Federico. Io io non bevo alcol. Io mi bevo una tisana, una tisana fresca. Un succo di frutta, una spremuta di Pompermo. Una spremuta di Pompermo. Mentre mi leggo. le mi cartoli, mentre mi leggo i le cartoli, le una spremuta di Pompermo sotto questo sole per la vitamina T, per attivare, il e quinto chakra, il terzo, sesto chakra, e poi leggo le, le, le costellazioni, le costellazioni. Le costellazioni le costellazioni che adesso la costellazione X entra nella costellazione Y e la vita ha tutto uno scambio di energie che sulla Terra attraverso una serie di raggi cambierà la frequenza vibratoria di tutti gli esseri umani affinché riusciremo ad evolvere e entrare nel nuovo mondo tutti quanti insieme. Oh, oh. Allora sono rientrato pochi giorni fa a casa. E quindi, dopo una settimana di, di vacanza con la mia famiglia, ho riaperto le mail che mi avete inviato e per quello che mi vedete così scosso. Sono scosso. Sono scosso. Sono arrivate tantissime mail e il livello di queste mail. Sì, poi c'è sempre mh, la pecora nera in positivo che, che, scrive, che mi scrive belle cose, ma non belle per me, che mi scrive cose di qualità ma la stragrande maggioranza degli mail che ho ricevuto, ma anche da parte vostra che seguite anche i percorsi intensivi, eh? Anche voi che probabilmente avete fatto un lavoro diretto con me. Siete tornati a sfarfallare che è una meraviglia. Vi è tornato un improvviso interesse delle tematiche di gossip spirituale. Ah! Se Brooke Logan, se Brooke Logan e Ridge Forrester se Maria Maddalena ha trombato con Gesù di quel livello lì. Se San Giovanni era omosessuale oppure no. Se, se Burioni è molto arrogante con Gianni Rivera nella trasmissione di Bruno Vespa. Ho dovuto leggere cosa ne pensavo a riguardo. A riguardo. Erano, per i, erano giorni, però, realmente che non andavo in bagno, avevo delle difficoltà. Grazie ad alcune delle vostre mail, mi si è aperto il terzo, il secondo e il primo chakra e tutti gli scarti sono scesi in maniera liquida nel bagno. Uh, ma non si parla così, Federico! E eh dai, ritorniamo un pochettino eh, ad essere infastiditi, ragazzi, ragazzi, su! Ho letto delle, delle mail di DR e oggi sono qui a fare un video. Urgente, puntualissimo. Non so però quante, non so cosa sia rimasto di, di sveglia all'interno del vostro essere che mi ascolterete. Probabilmente avete già mollato questo video perché volete sollazzarvi sotto il sole e giocare finalmente senza mascherina, e in zona bianca. a gongolarvi che siamo prossimi all'ingresso del nuovo mondo. Ragazzi, basta per favore, basta. Ma davvero siete ripiombati in questo sonno profondo? Ma non vedete che è tutto il sistema che parla attraverso la vostra bocca? Ma non vedete che è il sistema che parla e si esprime attraverso i pensieri del sistema? Che come delle pietre vi fionda nella vostra testa? E voi avete questi pensieri così alti, ve l'avevo detto. Gli stessi pensieri di bassa frequenza sono gli stessi pensieri, gli stessi pensieri di bassa frequenza con delle tematiche superficiali e spicciole. E attraverso un vostro lavoro su voi stessi, voi innalzerete queste frequenze. Per una certa fase quegli stessi pensieri cambiano di frequenza, sì, utilizzano altri termini, sì, di carattere spirituale, sì, ma sempre materiale diabolico, sempre materiale mortale è. È sempre mammona. È sempre mammona. È sempre barabba. Io non posso permettermi di. Non, non posso permettermi che arriviate a ottobre e riniziate da capo un lavoro su voi stessi perché non è propedeutico, non è opportuno. Avete un sacro compito. Avete voluto lavorare su voi stessi per essere dei servi di Dio? Per essere degli agnelli di Dio? Sacrificare voi stessi in questo periodo? E avete visto che in questo sacrificio di voi stessi risiede il vostro tesoro, risiede la vostra gloria? Ebbene, le mail che mi avete mandato ultimamente... Non rispondono a questo impegno. Adesso me ne leggo alcune. Ciao Federico, ho intenzione di seguire il corso che terrai da settembre. Bene, lo so lo scrivi fare? Iscriviti. Mi sento di esporti quello che sento. Oddio. Quando uno parte con mi sento di esporti quello che sento, oddio. Sono sempre stato dell'idea che la conoscenza a cui ognuno di noi può arrivare, una volta raggiunta, va donata. Dare quella conoscenza significa dare amore ed essere quella scintilla che può risvegliare se non oggi, sarà domani il tuo prossimo. Amare è donarsi senza l'idea di poter ricevere qualcosa in cambio. Non c'è cosa più meravigliosa che col tuo risveglio richiamare il risveglio dell'anima di un tuo fratello nel risveglio. Il motivo per cui ti dico questo è perché messaggi di così alto spessore devono coesistere col denaro? Apre parentesi e scrive creazione nostra di basso spessore? Denaro, ossia creazione nostra di basso spessore? Io ho grande fiducia nell'esistenza e quindi il tuo corso lo seguirò perché i tuoi messaggi arrivano, li vedo come pagliuzze d'oro da cogliere e raccogliere. Anche se la domanda me la sono fatta, la risposta la lascio andare. Un abbraccio, Salvatore. Confusione. Confusione. Mi dispiace. Se sei figlia della solita illusione, se fai confusione. Eh, basta, Federico, con queste canzoncine, con questo tuo modo così teatrale. Quanto ego c'è nei tuoi video? Non sei vero? Sei finto nei tuoi video. Sei molto più vero quando sei dal vivo, non dietro i video che tu fai. Ma volete un po' pensare ai cazzi vostri? Eh, visto che io faccio dei video e voi dovete ascoltarli? Sì, perché questo è il rapporto. Non c'è democrazia nella spiritualità, Kevin. Kevin elementare la vanità è lo piaccio più naturale e tu cosa sai cosa ci faccio io con i soldi tuoi fino a un determinato livello di coscienza ossia fino ai massimi livelli del numero 4 i percorsi spirituali ebbene sì sfatiamo un mito vanno pagati Vanno pagati! Ma non qualcuno che è in cassa! Ma per te, aspirante! Aspirante alla fratellanza! Pronto a togliere l'amicizia su Facebook, però fratello sì! Amico su Facebook no. I soldi che investite nei percorsi servono a voi. Il fatto che voi scucite del denaro serve a voi. Il fatto che a me entri del denaro. È una conseguenza di un'energia che dona l'universo. Vi piace questa risposta. Ah, oh, ma tu te lo racconti, Eppure è pure così! Democrazia spirituale non esiste, è una grande cagata. Riprendete, vi riprendo l'ordine, sei ancora in tempo a non iscriverti, perché non ci sarà democrazia spirituale, a me non me ne frega di quello che pensi del denaro. Perché esistono sette livelli di coscienza, e all'interno di ogni livello di coscienza esistono altri sette livelli di coscienza, e, e all'interno di ogni micro livello di coscienza esistono altri sette livelli di coscienza. Tu sei all'interno di uno di questi. Quindi la percezione e il rapporto che hai con denaro è una cosa tua, intima, importante per te. Per me è un'altra. Tu non sai cosa ci faccio io con il tuo denaro che tu mi dai. Eh, cosa sai? Il denaro è sporco! Non c'è nulla di sporco, non so che ti abbia messo questa idea nella tua testa. Ah, beh, probabilmente un'idea ce l'ho. È facile cominciare a mettere in dubbio la purezza dell'insegnamento o di colui che lo divulga, perché è comodo attaccare inconsciamente non che tu lo voglia fare. Tu sei vittima di questo. Attaccare la sporcizia di colui che chiede soldi per un insegnamento, perché così. Abbiamo la possibilità di sistemare quell'attrito perché quella parte di te vuol far tutto tranne che iscriversi a quel corso e frequentarlo perché ti posso garantire che se ti iscrivi a quel corso con tutto l'amore del mondo te lo dico non ci sarà niente che ti aspetti che non verrà distrutto. Tutte queste idee cianfrusaglie, tutte queste cianfrusaglie spirituali te le spazzo via tutte. Il rapporto che ognuno ha col denaro è un rapporto intimo. È un'anima che interagisce con della materia. Se io dovesse avere un rapporto di abilità o di attaccamento sono con i miei. E tu non lo puoi sapere. Tu guarda il rapporto che hai tu col denaro. Sei tu che viene a fare un lavoro, un percorso. Mettiti nei panni dell'allievo subito. Non della democrazia spirituale in cui si conversa scambiando idee di quello che tu pensi e di quello che io penso. Iscriviti da un'altra parte, dove tu puoi dire la tua opinione. Con me la tua opinione non c'è. Al momento la tua opinione non ha valore per me. Eh sì, è presunzivo arroganza, Eh? Mi senti presuntuoso? Mi senti arrogante? Eh? Adesso la vediamo, che cos'è questa presunzione e cos'è questa arroganza. Eh? Oggi mi sento di dare particolarmente fastidio. Un'altra domanda. Sulla tematica soldi approfondiremo questo argomento perché è molto molto importante. Dove la, dove la confusione regna sovrana. Però vi ho già risposto. Per ogni livello di coscienza c'è un rapporto preciso. Ed un rapporto intimo non è mai oggettivo. Non vale per tutti. Per ognuno c'è il buon consiglio per il rapporto con il denaro. Ma di questo ne parleremo. Comunque dovrei aver già risposto abbastanza chiaramente. Quanti iscritti ho perso in questo momento? Quasi tutti. So già che mi chiamerà Elisa. Federico. Si sono cancellati tutti i due corsi. <susurra> Un'altra mail. Ciao Fede, vorrei chiederti una tua impressione. Da qualche mese ho iniziato un percorso di cranio sacrale e sento che una parte di me si sente bene, come a casa. Secondo te è un qualcosa che proviene da altre vite? <ride> Grazie Luisella. Sì, proviene da altre vite. Tu eri una grande sacerdotessa del Tempio di Salomone. Lo vedo, chiaramente tu eri una sacerdotessa nel tempio di Salomone e tu iniziavi le anime perdute del Tempio. E attraverso la tua capacità di vedere i mondi sottili e di farti canale del Padre, svezzavi queste anime per i regni spirituali. Prising call in Estina and It's called mainly say what? in call in Estina and All right? Prising call in Estina and All right? All right? All right? Prising call in Estina and All right? Sai cosa vuol dire prising call in Estina and Niente. Uguale a questa. Uguale a questa risposta che ho dato. Uguale a tutti coloro che ti risponderanno a una domanda così. Cosa te ne frega? È il sistema che vi sta invitando al torpore spirituale, seguendo queste cagate senza senso affinché voi vi distraete dal vero lavoro su voi stessi entrando in contatto con quelle tre virtù che vi possono consentire di liberarvi da questo sistema. E non è il periodo per giochicchiare, questo quelli seri lo stanno dicendo. Non è tempo di giochicchiare. Avete letto da qualche parte che nei primi di luglio cambierà tutto il cosmo e di conseguenza la Terra interrà nel nuovo? Tutte balle. Ma può essere che si entri in qualcosa, ma quando lo vedremo? Lo vedremo nella misura che avremo la capacità di interagire con la materia del nuovo mondo. Ma se tu non hai la capacità di interagire con la materia del nuovo mondo, in questo vecchio mondo ci resti per. un'infinità! Il nuovo mondo non è un on off per tutti! È uno stato di coscienza che si raggiunge. Non, non sfarfallate, non sfar. Mantenete quella tensione costruttiva all'interno del vostro essere. Basta guardare in giro, basta guardare intorno, basta perdersi in queste coisquinie, in, in queste cagate. È il sistema che vi vuole portare in questo gossip spirituale. È tutta opera della compensazione per gongolarvi. Non cadete in questo torpore, in questa accidia. Oggi vi voglio parlare anche, perché voglio racchiudere queste tre mail, su un principio chiave che è il capo di tutti i vizi, anche i vizi capitali. È qualcosa che abbiamo parcheggiato un po' troppo in fretta, sì, li sappiamo, li conosciamo. Eh? Superbia, acidia, lusuria, gola. Eh? Li conosciamo, ma per niente proprio. Oggi vi voglio parlare della superbia, perché voi quest'estate dovete... No, vi consiglio, dovete! Dovete! Presunzione sarà perché dia! Vi dà fastidio? È tornato a darvi fastidio il mio modo iniziale che avevo! Non sono cambiato io! Siete cambiati voi! da Siete, Siete già cambiati voi! Siete tornati dei bambi! E io consapevole! Con la caipirinha E io non bevo alcolici con succo pompelmo Basta! I miei astri, il mio tema natale dice che luglio 2021 ci sarà la svolta, incontrerò l'uomo della mia vita, lascerò il lavoro di merda che sto facendo e entrerò di tutta diritta a godere dei privilegi del cosmo! Ma basta! Basta! Chi mi ha seguito quest'inverno fino ad oggi? Io lo sento, poi ci siamo visti, ci siamo incontrati, ho visto, ho letto le mail. Stavate, state alcuni ancora, facendo un lavoro di un certo tipo, mantenete salda quella fiamma! Non vi lascio in pace quest'estate! Ogni volta che apparirà il mio video, non entrateci! Dovete entrare in contatto con quella parte all'interno del vostro cuore che anena l'infinito. Che anena le sfere invisibili. Non le cagate. Non voglio ascoltare cagate. Io penso che perché comunque il denaro è sporco allora probabilmente anche tu perché le cose che dici comunque... Ma che cos'è sta... Cos'è sta dierea? Cos Sono so diere... Sono di diar, Diere orali. Diere orali. Diere... Diere ora. Ogni volta che ci perdiamo all'interno di queste di queste riflessioni e poi le esterniamo sono sono di è che esce dalla bocca E diarrea che esce dai vostri polpastrelli mentre battete i tasti del vostro telefonino mentre mandate la mail vedetevi osservatevi lo faccio forte per questo motivo e poi il capolavoro assoluto l'ultima mail di oggi che è arrivata questa è un'email da Oscar sfido tutti gli altri relatori del mondo a ricevere mail così. Beh, ognuno comunque ha. Riceve mail per il proposto di coscienza, Federico. È vero. Io, essendo un Bambi, ricevo un mail da Bambi. È giusto. È giusto. Mm. 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 Ciao Fede. Beh, ah, intanto so già cettati per No, perché in realtà comunque il denaro, perché lo scrivi in quel libro, perché comunque anche Gesù dice questo passo, che comunque il denaro, il rapporto col denaro, ripeto, varia in base al vostro livello di coscienza, non il livello di coscienza degli altri. Il lavoro è su di sé. Non su di noi. Porca vacca, porca porca vacca, allora. Ciao Fede. Ti seguo ormai da diversi mesi. E i tuoi video mi sono serviti tantissimo per mettere chiarezza e a superare un periodo davvero buio nella mia vita. Ora avrei una domanda più leggera, se vogliamo. Non ci crederete mai. Mentre faccio questo video faccio anche un lavoro su di me, perché dico, ma porca miseria, io ho questo livello di coscienza davvero? Perché se attiro queste mail? Attiro queste mail, vuol dire che ho un livello di coscienza in risonanza con le vostre mail, con la qualità delle vostre mail. Senti che domanda. Hai visto come è stato trattato Gianni Rivera da Bruno Vespa e cosa gli ha detto Burioni? Hai visto quanta arroganza? Come dovremmo comportarci noi al riguardo? Grazie infinite Riccardo. Riccardo, cuor di leone. Come... Dovremmo comportarci. Allora, vediamo un po'. Questa domanda dovrebbe essere difficile. Tanto rispondo a questa. Ah sì. E che me ne frega. Ecco, questo è un bel lavoro. Sì. Burioni che risponde a Vespa, Vespa, che risponde a Gianni Rivera in merito alle punturine. So di cosa stai parlando. E noi come dovremmo comportarci? E chi se ne frega. La domanda è: qual è quella parte di te che ti, che ti porta ad interessarti e a nutrire questo tipo di conversazioni? Qual è quella parte di te che si interessa a questi argomenti e vuole dibattere su questo piano orizzontale, su questo gossip di carattere spirituale? Qual è quella parte di te che si gongola a sentirsi alternativo perché fai un lavoro su di te e perché non ti fai la punturina e quindi ti siedi diverso e migliore rispetto a tutti i colori invece che se la fanno? Potresti lavorare, per esempio, su non giudizio. Avete parlato di presunzione, avete parlato di arroganza, avete parlato di giudizio. Ho fatto riferimento prima a Kevin. È elementare. La vanità è lo piacere più naturale. Alla vanità. Bene, vi dà la possibilità in questo video, grazie alle vostre mail illuminanti. Io scherzo, eh? Però se vi offendete è meglio, perché almeno tornate un attimo vigili. Poi mi mandano poi mi a cagare. E va bene, non c'è problema, è previsto. Il numero di coloro che mi manderanno a cagare durante l'estate è sicuramente più alto rispetto a coloro che mi manderanno a cagare durante l'inverno. Sapete perché? Perché durante l'inverno avete più paura. Perché le cose fuori sono più tese. È inevitabile. E se siete dentro, e se siete dentro questo meccanismo, lo potete vedere. Perché io le cose che dico ve le posso far toccare con mano. Non vi posso far toccare con mano proprio tutto. Mamma mia, Federico. Scostumato, Federico. Si, scostumato. Non si parla, no, non si parla, di, non si parla di quelle cose, su, non si, non si parla di quelle cose. In, in, in questo, ma come fanno a farti parlare, c'è profe, il professor Leonetti, c'è Giorgio Rossi, eh, c'è la dottoressa Sitta, ma come fanno a far parlare uno come te, in quel canale così autorevole? Ah, questo non lo so, Devi chiederai a Elisa. sua responsabilità. Bene, vado le ciance. Però abbiamo già fatto, il video potrebbe terminare qui. Oggi vi voglio parlare della superbia. Io voglio che da adesso in avanti voi vediate all'interno del vostro essere come sia la superbia a mandare le mail, come sia la superbia a guardare il mondo al di fuori del vostro essere e come sia la superbia a cercare i confronti e dialogare orizzontalmente ogni istante della vostra giornata. Giornata, giornata, come sia la superbia il vostro abito quotidiano l'abito del male per antonomasia. Seguite. Pensiero 15, primo volume dell'infinito. Bisogna scegliere fra l'oscurità dell'errore e la grandezza maestosa del vero. Sarà lo spirito a determinare il grado di comprensione maturato nei millenni. Salvatore, sarà lo spirito a determinare il grado di comprensione maturato nei millenni. Così in tutte le cose sarà lo spirito a determinare il tuo livello di comprensione. È sconveniente descrivere un arco molto basso. Partendo da un punto infimo per farvi ritorno. Perché sprecare energia? Ascoltatemi bene. Perché sprecare energia per poi ritrovarsi dinanzi ai cancelli inferiori? Ancora Tene Noelas, ancora lui ha fatto, ancora lui ha detto. Ancora così si è messi. Preparate allo spirito un bel giardino. Non nel deserto riarso, ma sulle altitudini della conquista. A ciascuno è prescritto di adornare il sentiero evolutivo. Per ciascuno è predisposto il soccorso dei pensieri spaziali. Basta accoglierli, basta non essere distratti. E per ognuno di noi sono pronti in soccorso i pensieri spaziali, le intuizioni. Voi che avete la possibilità, che avete fatto un lavoro di pulizia, di disintossicazione su voi stessi, ve l'avevo detto che quest'estate il lavoro da fare è la disintossicazione. Soprattutto a livello intellettuale, a livello psicologico, a livello mentale. Non seguite le solite strade, le abitudini dell'inerzia, della pigrizia spirituale. Tutte quelle botte risposte orizzontali perché io credo, io penso che non conta niente il fatto in sé. Per i numeri 4, ossia per tutti quanti voi, conta solo la vostra capacità di entrare in contatto con la fede e con la speranza. Di entrare in contatto con l'imprevedibilità, di vivere in continuità di coscienza l'imprevedibilità. Di fare, fare del cambiamento, fare del cambiamento, fare del divenire uno stato di coscienza, lasciando, lasciando andare i cancelli inferiori. Ogni idea che può essere giusta, è giusta fino a un secondo fa che l'hai pronunciata, poteva essere giusta per te un secondo fa. Devi darti la possibilità di essere in contatto con lo soffio, con lo spirito che conosce perfettamente il tuo livello di coscienza e ti porta a comprendere le cose per il tuo livello di coscienza. Ma per far questo devi abbandonare la superbia. Il tesoro dell'infinito è aperto a chiunque avanzi nel comprendere le forze cosmiche. Non è certo piacevole scoprire di cosa sono saturi gli strati del pianeta. Di cosa sono saturi, Federico, gli strati del pianeta? Su un piatto della bilancia mettiamo l'espressione di tutti i vizi di cui la superbia ne ha capo. Collera. Collera codardia, tradimento, pregiudizio, ipocrisia, compiacenza di sé. Sull'altro la forza propulsiva dell'energia psichica, la conoscenza diretta, la conoscenza cardiaca, l'asserzione dell'alleanza dei saggi, l'inviolabilità delle origini, da dove tutto nasce. La gratitudine per lo scudo. Il sapere conseguito, la perseveranza sul sentiero aperto dall'infinito, la perseveranza sul sentiero aperto dall'infinito. Ecco il nostro lavoro. Perseverare sul sentiero aperto dall'infinito. Entrare in contatto di quei due fattori X. E oggi, se riusciamo, vi accenno anche il terzo fattore X, quello più importante secondo San Paolo. Se abbiamo visto come la fede ci porti alla guarigione. Se abbiamo visto come la speranza conduca alla pace, oggi vediamo come la carità possa dissolvere ogni brandello di sistema all'interno del nostro essere, possa accompagnarci progressivamente verso l'illuminazione la carità, che non è essere permissivi o assistenzialisti, essere in contatto con il soffio, fare del sia fatta la tua volontà. Uno stato di coscienza. Vedere la bellezza all'interno di ogni cosa e in chiunque. Cercare lo stato di innamoramento in ogni istante della nostra vita. Quello è un istante che edifica il nostro essere. Non cercare le quisquiglie a destra e a sinistra, non mettere sti cavoli di puttini su lì. Non è per il nostro livello di coscienza queste rifiniture. Il nostro livello di coscienza, sì, il numero 4, deve fare questo lavoro, perseverare sul sentiero aperto dall'infinito. Se non nasce l'infinito nel tuo cuore, non vale niente tutto ciò che pensi, tutto ciò che sai, tutto ciò che hanno detto anche i maestri, non conta niente. Nella vita quotidiana, abituatevi al pensiero del moto eterno, Abituatevi al pensiero del moto eterno, i pensieri che mi avete scritto via mail, dove arrivano? Che suono hanno i pensieri che mi avete mandato in quelle mail, nelle ultime mail. Che suono hanno? Sentite, sentite, sentite. Sentite che suono hanno, sentite che profondità di suono che hanno, sentite. Chiudete gli occhi, sentite che suono, adesso ve lo faccio sentire. Sentite il suono di quei pensieri che mi avete mandato via mail. Sentite che suono hanno, sentite che profondità. Non va più di lì. È questa. Se voi vi sentiste mette schiveste, schiveste. Se voi vi scriveste, scriveste. Se voi vi sentiste mentre parlaste, sentireste questo suono qui di fondo. È roba finita, è roba vecchia, è roba trita ritrita, stra digerita stradigerita da milioni di esseri umani influenzati dal sistema stesso. E allora tiriamo in ballo, hai un soldi? No, perché comunque è l'altra vita. No, perché comunque guarda cosa hanno fatto ieri, i virologi si comportano tutto per non mantenere alta l'asticella, per non imprimere alla personalità il suo strappo, il volere, la volontà animica per portare frate Asino ogni giorno, convertirlo verso la direzione spirituale, combattere la pigrizia, combattere l'inerzia. Che si annida ovunque, soprattutto in questo momento. Per i numeri 4, per voi che avete fatto un certo lavoro su di sé, si annida in quelle quisquiglie tematiche di carattere spirituale che sentite adesso in dovere e che potete addirittura parlarne perché avete già fatto il vostro lavoro. Ma quando mai? Siete ancora all'inizio? Siamo ancora all'inizio. Io ve lo dico per voi, cercate di, cercate di comprendermi, Qui ci saranno 40 gradi in questa sta stanza. deve andare e va, ma che deve restare, e resta in un certo modo. Nella vita quotidiana abituatevi al pensiero del moto eterno e non indugiate in oscuri recessi, non indugiate in oscuri recessi, non conta ciò che dite, non esiste il vero e il falso in questo mondo, esistono solo opportunità di lavoro, esistono solo scene attraverso cui noi possiamo misurare il nostro livello di coscienza, attraverso cui noi possiamo progressivamente espandere il nostro cuore, non conta niente. Ciò che è ritenuto giusto, ciò che è ritenuto sbagliato, e vada bene. Se la vostra giustizia non supera quella dei scribi e dei farisei, non entrerete nel Regno dei cieli. Osservate la creatività attira il potere creativo, e questa è la nostra strada: la creatività attira il potere creativo. Osservate dunque le scintille del cosmo, scegliete fra l'ignoranza e la radiosità dell'infinito. Cos'è la superbia? La superbia a capo di tutta un'infinità di vizi che ci possiedono. Aristotele chiamava i vizi capitale gli abiti del male. I primi padri fondatori della Chiesa chiamavano demoni. La superbia a capo di tutti questi. Se non ci fosse la superbia non esisterebbero neanche gli altri. l'accidia, la gola, l'ossuria. le vedremo piano piano tutti quanti. Oggi voglio farvi vedere la superbia. Il peccato originale, il peccato d'orgoglio che ha fatto cadere Lucifero, basta. Non sia fatta più la tua volontà, io sono l'altro più potente, sia fatta la mia. Noi abbiamo fatto la stessa scelta quando simbolicamente abbiamo preso il frutto della conoscenza a nostre spese. Non c'è altro io all'infuori di me. Guardate la superbia. Magari gli diamo un significato, o abbiamo preso un significato in questo mondo che non, che non corrisponde realmente a come stanno realmente le cose, lo vediamo. Lo vediamo, un primo aspetto della superbia. Chi è il superbo? Che magari crediamo di non essere noi. Chi è il superbo? Colui, di, colui che dice di essere, colui che non è. Il superbo è colui che dice di avere cose che non ha. Il superbo è colui che crede di sapere per rivelazione diretta cose che non sa. Conosce solo cose sentite dire, quindi non sa niente. Ripete solo a pappagallo il superbo. Superbia. Letteralmente in ebraico significa fumo, vapore. Coloro che dicono di fare, quello che non fanno, coloro che si attribuiscono ruoli anche in aziende che non hanno, tutti coloro che dicono di essere, quello che non sono per ricevere degli sguardi o dei complimenti dal mondo esterno che li fa gongolare. Ah, quanto ci fa sentir bene il complimento del nostro datore di lavoro, quanto ci fa star bene il complimento del nostro partner, quanto ci fa star bene quando vinciamo un concorso, quanto ci fa star bene quando diciamo anche un po' al di sopra di ciò che realmente siamo e gli altri ci guardano con fascino. Come ci fa star bene? Come ci ha fatto star bene? Questa è una prima fase della superbia. Sentire all'interno del nostro essere che sensazione di potere ci dà la superbia, eh sì. Perché per la personalità la superbia, come gli altri vizi, sono come gli anelli del potere. Ci fanno stare, ci fanno entrare in, una, in uno stato psicofisico e emotivo piacevole, ma a un prezzo. Perché tutti quegli anelli del potere, i vizi capitali, sono governati da un unico anello, sì l'analogia è perfetta e ve la mostrerò, gli anelli del potere con i vizi capitali e ve la mostrerò. E fanno capo solo, la superbia viene mossa da quell'anello che possiede il principe del mondo, attraverso cui può controllare i pensieri, le azioni, i movimenti e le emozioni di tutti coloro che hanno all'interno di loro i vizi, Ossia gli anelli del potere, come la superbia. Un anello per trovarli, un anello per domarli, un anello per ghermirli e nel buio incatenarli. Beh, però questo aspetto della superbia non mi appartiene. In realtà io non dico di essere di più di quello che sono, dico, sempre, dico semplicemente quello che, quello che sono. Beh, non conosci tutto fumo e niente al rosto? Quelle che si danno un tono, ti danno un po' di fastidio? La legge dello specchio non va mai di modo, non, non, non passa mai di moda. Secondo aspetto della superbia. Beh, tutto quello che ho me lo sono ottenuto con i miei sacrifici. Ho studiato per diventare dottore. Ho studiato per diventare avvocato. Ho investito il mio tempo per acquistare tanti followers. No? Tipo, se Elise pensasse che i suoi 80.000 follower della libreria Cavour fosse grazie al merito suo o merito dei, dei suoi relatori. Sarebbe superbia. Eh, 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 Ma Elisa queste cose le sa. Cosa dice? È, è normale, però è normale, in questo mondo è normale, no? A ho passato un inferno? Ho toccato il fondissimo? Per poi adesso ci sono delle persone che mi seguono, sarebbe facile il pensiero di dire me lo sono meritato attraverso i miei sacrifici, i miei studi, no? Quanti tra noi possono dire questa cosa è bene? Sentite cosa dice San Paolo, prima lettera ai Corinzi 5, 7, se non erro. Che cosa mai possiedi? Che non hai ricevuto. E se lo hai ricevuto, perché te ne vanti come se non lo avessi ricevuto? I follower? Da dove vengono? I soldi che te l'ha dati? L'aria che respiri chi te l'ha data? La vita che te l'ha data? Il sostegno di fare un certo percorso chi te l'ha dato. Hai fatto gol? Chi ti ha passato la palla? Il cibo che te l'ha dato. Beh me lo sono comprato, quei soldi che te l'ha dati. Beh, ma io ho lavorato. Chi ti ha dato quelle capacità? Sono bravo a parlare? Non lo so. Sono bravo a far ridere, non lo so. Sono bravo a, a raccontare poesie, non lo so. Ognuno di noi è bravo a far qualcosa. Chi ci ha dato questo talento? Se la dimentichiamo, è pure semplice. Questa gratitudine in ogni istante la viviamo. E questo è il lavoro che dobbiamo fare. La speranza, la fede, questo senso dell'infinito, ravvivarlo in ogni istante all'interno del nostro cuore. E coltivare la gratitudine in ogni istante, per ogni frame di questo film, che il tutto ci concede di essere testimoni. Terza fase della superbia. Ho capito, ho capito. Tutto è del padre mio. Beh, però me la date a me perché evidentemente me li merito. Tutti coloro che fanno lavoro su di sé. Tutti coloro che sono iscritti per corsi intensivi, tutti coloro che vanno alla messa la domenica mattina. E siccome credono di essere all'interno di un cammino di tipo spirituale, possono cominciare a giudicare il prossimo. Loro, loro solo possono permettere, loro hanno dei talenti perché sono a servizio del padre. E quindi mantengono questo stato di separazione, sentendosi superiore al loro fratello, perché magari sta facendo un altro tipo di esperienze, perché non riusciamo a vedere chi vive all'interno di quel quarantenne o di quel cinquantenne che non si merita i talenti che abbiamo noi. Beh, leggetevi la parabola del pubblicano del Fariseo. Quarta fase della superbia, la più simpatica, che viene narrata magistralmente nel pezzo finale dell'Avvocato del Diavolo, quando Keanu Reeves, che interpreta il protagonista, rifiuta di difendere il pedofilo. Quindi va contro il sistema, va contro la Costituzione. È a rischio di radiazione dell'albo, se non erro. E quindi, bravo, bravo, ci voleva, sei andato contro il sistema, hai dato un insegnamento, vieni un giornalista, vieni ti faccio un'intervista, ma no, lascia stare, ho perso il lavoro, probabilmente non, avrò... non potrò più praticare. No, ma sei... devi fare un'intervista, sei una star. Tutti conosceranno quello che hai fatto. Lo guarda, si gira e fa. Va bene, ci vediamo domani mattina. E quel giornalista? <ride> Vanità! Il peccato che adoro di più. Eh? Le insidie, le tentazioni sono ovunque. Quindi la quarta, il quarto livello di superbia è eh? sì, ok, è tutto del padre e io non mi merito niente, è tutto un dono. Però che bello. Vantarsi della propria umiltà, vantarsi della propria consapevolezza, vantarsi delle proprie acquisizioni nel cammino di tipo spirituale, gongolare per riuscire ad aver toccato livelli di meditazione più profondi, gongolare perché siamo usciti dal corpo e abbiamo visto il nostro corpo disteso nel letto, gongolare perché siamo, riusciamo ad aiutare il prossimo in maniera efficace, gongolare. Dentro la superbia c'è l'ipocrisia, c'è l'arroganza. L'arroganza di avere aspettative in tutto quello che facciamo, anche nel lavoro di carattere spirituale. C'è la presunzione, la presunzione di avere ragione, perché in quello che sosteniamo lo sostengono la maggior parte delle persone e quando noi lo sosteniamo pretendiamo di avere ragione perché è così e quindi siamo rigidi nella nostra. Non hai ragione tu, ho ragione io e sostengo la mia posizione. Io, 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 io. io. Tutte le volte che ascoltiamo una persona, ma in realtà stiamo ascoltando solo delle parole che escono dalla sua bocca, non siamo in contatto assolutamente con lui, e talmente lo stiamo ascoltando che gli finiamo la frase, oppure prepariamo la risposta mentre lui sta formulando la domanda per non farci trovare impreparati. Tutte le volte che non ci innamoriamo di colui che parla, tutte le volte che non ci innamoriamo mentre guardiamo ogni singolo frame del mondo, un fiore, un sasso, una pianta. Certo, non possiamo farlo da oggi al domani, è normale, però dobbiamo tendere all'infinito per dissolvere la superbia e far nascere la carità all'interno del nostro cuore. Sulla carità ci torniamo. Sulla carità registriamo un altro video, perché il tempo sta per finire. Quindi voglio concludere su questa cosa della superbia dovete lavorare sulla superbia. La superbia è l'anello che tutti quanti noi abbiamo all'interno del nostro essere attraverso cui siamo agganciati dal sistema. Il sistema fa di noi ciò che vogliamo finché indossiamo l'abito della superbia. Finché c'è del giudizio, c'è dell'ipocrisia, c'è della vanità. Non siamo fuori dal sistema. Anche perché poi dalla superbia si annida la cilia, quella che è presente nelle vostre mail e in tutto quello che sto vedendo, nel lavoro che progressivamente state lasciando andare quest'estate. Tanto dite, vabbè, poi se arriveranno tempi duri mi metterò giù a lavorare. L'acidia, la pigrizia spirituale, poi si annida l'ira, questo tentativo ancora una volta di mettere tutti contro tutti, che ci sta caricando come delle marionette, come dei carion, per arrivare colmi di ira quando sarà ottobre-novembre. E questo è il tentativo del sistema. Bisogna stare. tempo per giocare uscite uscite da queste da queste chiacchiere uscite da questi pseudo interessi di carattere spirituale che non hanno valore, rimanete solo in contatto con la fede rimanete in contatto con la speranza rimanete in contatto con l'infinito e se avete la sensazione di non esistere è lì che state facendo un ottimo lavoro rimanete con il cuore aperto si dice la carità che cos'è la carità? E abbracciare il prossimo come se Dio stesse abbracciando se stesso. E parlare al prossimo come se Dio stesse parlando a se stesso. E ascoltare il prossimo con tutto se stessi. Anche se abbiamo la sensazione che se non stiamo attenti a livello mentale non avremo poi la capacità di rispondere a quello che ci sta chiedendo. Darsi la possibilità di perdersi. Smettere di di inseguire tutta la nostra necessità di controllare la nostra esistenza di controllare tutto ciò che fanno gli altri e smettere di credere che in base a come si comporteranno gli altri il mio mondo potrà migliorare il portare la propria cosa, la carità la carità è soprannaturale, non è, non è naturale la, la carità è divina è accedere a quello spazio che ci ha concesso Dio come particelle del proprio essere, ma torniamo a parlare di questa carità e vivere secondo i principi del Padre. Fede, speranza e carità ci consentono di dissolvere il sistema all'interno del nostro essere e ci toglie da questa pidocchiaggine che lui mi ha detto, lui mi ha fatto, secondo me no, perché vivi nella speranza, vivi nella fede, vivi nel vuoto, vivi nell'imprevedibile, fai del cambiamento uno stato di coscienza, diventa fluido. Queste sono le caratteristiche del nuovo mondo e devi lavorare su questo quest'estate, ogni giorno. Ogni volta che ti sorprendi di essere all'interno di queste caratteristiche che ho appena descritto da Superbia, escici, escici. Escici, non seguirle. Costi quel che costi. Anche se hai la sensazione che vengono meno i tuoi diritti. Stai lì, stai nel vuoto, sei il numero 4. Devi disintossicarti. Non pensare di esserne fuori. Ne sei fuori solo nel momento che sei invaso costantemente da intuizioni che cambiano il pianeta. Se non è così,. Lavora, 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 lavora. Che non c'è cosa più bella che cambiare se stessi. Su questi argomenti proseguiamo. Ciao. Sono aperte le iscrizioni al prossimo percorso intensivo con Federico Cimaroli, Vangelo e Magia Bianca. Per informazioni e dettagli rimandiamo al link che si trova sotto al video nell'info box oppure nel sito www.cavuresoterica.it alla voce eventi e corsi online.